è partita. Allora avremo campana almeno 36 ed entriamo nelle doppie eliminazioni fino al passaggio di meno 29 e poi eliminazioni singole. Allora in testa il gruppo, i podi della Polisportiva Casier, probabilmente peggiato, ma qua in fondo. Ora passeranno sul traguardo, prenderanno la campana. In testa Ronzani, poi Marletti. Ed eccole al passaggio, iniziamo con la doppia eliminazione e occupano tutta la sede stradale. 127-150, fermarsi. Continua il gruppo, erano Guerzani e Tordini a fermarsi, gruppo in fila indiana, al passaggio ancora doppia eliminazione, con la gara che avrà interesse in coda più in testa. 17-4, fermarsi. Colombo e Oliva, e gli atlete che devono rialzarsi bene. Allora dicevamo che in realtà questa gara ha un grande interesse, peggiato a Bonita 129, un grande interesse fino agli ultimi giri sulla coda del gruppo. ...124 e 160, fermarsi. E allora poi saranno gli ultimi giri dove magari l'interesse maggiore verrà posto sulla testa del gruppo. Ed eccolo nuovamente al passaggio. ...38 e 61, fermarsi. Sono rialzate. Abbiamo ancora la doppia eliminazione. Ecco che transitano sul traguardo. 66 e 151, fermarsi. Ora il gruppo con in testa, vedo il mio azzardo, sono troppo lontano e non li vedo. Quello che si ripresentano sul traguardo, il gruppo è ancora folto, bisogna fare grande sfumatura. È in testa Giulia Cressi con Montuco. ...85 e 23, c'è stata una caduta.
è un atleta del Casier. Uno di noi che si è ritirata, abbiamo fatto una sola. Ambra tipo si è alzato e riparte qua molla. Quindi qua salta l'eliminazione perché si è ritirata in atleta. Nuova eliminazione. Sta cazzata. 87, fermarsi per favore. Allora andiamo a vedere la testa del gruppo nuovamente sul rettilineo d'arrivo. In testa Marletti al gruppo. Ora eliminazione in corso. È la numero 23 che deve rialzarsi. Gemini del Luna Sport Academy. Allora la 23. La 23 si deve fermare, al passaggio precedente era la numero 77. 77 fermarsi, 77 fermarsi. Eliminazione in corso. Sì, 91, fermarsi. Natti Valentina, fermarsi. Del gruppo nuovamente in testa con la testa del pattinatore San Mauro in testa, numero 16, l'atleta del Carondo Portigella deve fermarsi. Di Bitonto, era l'atleta che doveva fermarsi, mentre in testa al gruppo continua l'andatura. Eccole ora il passaggio sul rettilineo d'arrivo, abbiamo eliminazione in corso. Giulia Presti in testa con Montico in seconda ruota. 137, si rialza. Ed è ancora Giulia Presti a tirare il gruppo, l'atleta del Civitanova, con Montico in seconda ruota. Eccole che tornano
sul rettilineo d'arrivo, siamo pronti per un'altra eliminazione, quindi andiamo a vedere la coda della testa. Numero 200, Fermarsi. Paoletti deve rialzarsi. Sulla curva, gara neutralizzata al passaggio precedente, la numero 19, mantenere le posizioni, gara neutralizzata, mantenete le posizioni, grazie. Marghe! Vado avanti così, mantenendo le posizioni, grazie. Spostati, se no. Allora intanto non preoccupatevi della prossima eliminazione, ma di mantenere le posizioni senza ambulanza, e allora di procedere con gara neutralizzata, poi vi verrà data comunicazione di quando riprenderemo con le eliminazioni. Al massimo troppo largo, non altro.
No, è la mia capigliatura. Nessuno di noi, ti ho detto, due volti quanto stavo? Così, riprendiamo la gara. La prima eliminazione sarà a meno 14, quindi a meno 15 sentirete campana. Prima eliminazione a meno 14. Ripeto, prenderete la campana a meno 15 e a meno 14 ci sarà la prima eliminazione. Andrew, ma diglielo che da qua si vede benissimo. Fai anche da qua. Brava, perché lo fai al passaggio. Scusa, no, scusa, non lo so. Allora ritorniamo con la testa sulla gara. Il gruppo procede a un'andatura tranquilla fino, ricordo, al passaggio. Numero 15, quando sentiranno il suono della campana, campana a meno 15 e poi iniziamo con le eliminazioni. È stata un po' così, condizionata, direi, molto condizionata, ma forse è caduta. Ora intanto Cripta, che si è messa in testa al gruppo, ha aumentato l'andatura. Al passaggio contadini a meno 16. Tanto in testa al gruppo, direi che l'andatura ora è decisamente aumentata, tant'è che si è staccato qualcuno dal gruppo. Ed è Pressi con Montico, Rosani, Federici in testa al gruppo. Al passaggio ci sarà il suono della campana ed entriamo nuovamente nell'eliminazione. Ancora Giulia Presti in testa al gruppo. Campana, entriamo nell'eliminazione. Presti, Montico, Ranzani, queste le prime tre posizioni in testa al gruppo. Abbiamo un atleta che si è staccata. Si tratta della numero 89, Ripa Monti. Intanto il gruppo si sta portando sulla curva che mette sul rettilineo d'arrivo. Che
Ecco transitare il gruppo guidato sempre da Giulia Presti, numero 89, fermarsi. Ancora Presti, testa il gruppo, ora ogni giro eliminazione, quindi andiamo a rivedere la coda del gruppo dove c'è più interesse per la gara. Intanto aumenta l'andatura, il gruppo in fila indiana con Marletti in testa. '69, '69, fermarsi, Alissi. Al passaggio questa giglia meno 12, intanto si staccano atlete sotto l'azione in testa al gruppo di Marletti. Il gruppo si è notevolmente allungato. Dall'Inverti, una bella incertinata, ora si è staccata una atleta dal gruppo che transita sulla rettilineo con Crispa in testa, ed è Lampitelli che si rialza. Prossimo passaggio, eliminazione di meno 10, ancora Crispa in testa al gruppo. Ancora Crispa in testa al gruppo, al passaggio 2-6-3, fermarsi Smaldone, Alessia Smaldone, l'atleta della Polisportiva Tedusco che si rialza con Crispa ancora in testa, poi Giulia Presti, poi Marletti, poi Federici, poi Ronzani, poi Montico. E via via tutte le altre. Numero 95 riceve ammonizione, si tratta di Irene Bragiotto. Eccole al passaggio. 95 eliminata, deve rialzarsi l'atleta dello Sporting Club Rovigo che lo fa prontamente. E ora è Giulia Presti in testa al gruppo con Marletti, Federici, Montico, Rosani. Eccole nella parte guidata del circuito, entrano sul rettilineo d'arrivo, eliminazione in corso. 2-5-2, Vallani che si rialza. Andiamo a rivedere ancora Giulia Presti che si fa carico di cercare l'andatura con Federici, poi l'atleta della Messana. Ed eccolo nuovamente al passaggio sul traguardo del meno 7. Uno, due, uno, fermarsi. L'atleta della Polisportiva Bellusto con Palonieri. Ora Marletti con Montico, poi Presti, poi Federici.
al passaggio saranno almeno 6. Lanciano lo spinto. Quantadue spada Yasmin Bernassi. Presti e Benuti, ora Crippa si riporta in testa, all'esterno Marletti. Ora Giulia Presti che si porta in testa all'ingresso sul traguardo. Novanta è l'atleta che deve fermarsi, Rebecca. Valagussa, la prossima, passaggio Fontagini a meno 4. Ed è ora Federici che lancia l'azione, ma Marletti risponde. Vogliono tutte, Federici resta dietro, vediamo se trova spazio sul rettilineo. 1-3-9. Leucci è l'atleta della Mensana che deve rialzarsi. E quindi al passaggio numero 3 sono rimaste in 6 Marletti, Montico, Presti, Federici, Rozzani e Crippa. Ed è Alice Marletti che si mette in testa ed è una Crippa che si sacca, quindi sarà Crippa l'atleta eliminata ai meno 3. Al prossimo passaggio, meno 2, Marletti, Federici, Montico, Presti e Rozzani. Ed è ora Marletti che lancia lunga l'azione sulla parte opposta del tracciato al rettilineo d'arrivo con Giulia Presti, Montico, Federici. Ed è Rozzani in coda dell'atleta dell'Alto Ceccato Club che deve rialzarsi e sono rimasti in 4 e abbiamo l'ultima eliminazione al passaggio, ultima eliminazione e suono della campana. Ora entriamo veramente nel rush finale della gara con Alice Marletti in testa a cercare l'andatura. In seconda ruota Montico, poi Presti, poi Federici, è l'ultima eliminazione e poi siamo nella campana. Fermarsi 41, Federici, fermarsi, e intanto Marletti ha lanciato lo sprint con Montico dietro. E Alice Marletti che il nostro rettilineo d'arrivo per l'Italia e va a chiudere e prendersi anche questo titolo italiano davanti a Montico. E poi